scegli il cofanetto regalo che preferisci, collaboratorio farmacia con Vichy, make up pronta per l'ultimo dell'anno? La pelle ideale non è più un sogno. È encomiabile il suo impegno verso la formazione dei giovani e delle persone con diversa abilità. Stiamo parlando di Enzo Di Capua, Fiamme Gialle, Vela, in quel di Gaeta, Massa Baudiano 100%. Eccoci qui per la seconda parte dell'intervista con il premio Fair Play alla carriera, ricordiamo, come atleta, dirigente e tecnico Scuderia Fiamme Gialle, Enzo Di Capua. Allora, stavamo dicendo quadriennio Tokyo 2020, ma vi state preparando o le feste vi hanno un po' bloccato? Dai. Ma Aurelio, innanzitutto buona giornata a tutti gli ascoltatori, buona giornata a te. Tokyo è ancora molto distante, il quadriennio è iniziato. Fare, ti posso dire, due battute che ci stiamo preparando, gli atleti sono già in allenamento, si stanno preparando ad andare a Miami alla prima World Cup del 2017 e poi andremo avanti per la costituzione delle squadre federali che poi si accingeranno a fare tutto il programma. Stiamo parlando di vela, qualche curiosità, ma è vero che la sezione di Gaeta, quella gestita da lei, da almeno o un po' di più del 50% degli atleti? Ma Aurelio, sia donne che uomini anche? Non deve essere un'autocelebrazione. Assolutamente no, ma noi siamo curiosi, curiosità giornalistica. Sì. Ma è giusto anche per dare un segno tangibile ai giovani, dargli la possibilità anche a Sabaudia, una cittadina dove eccelle lo sport del remo, dire, poter eventualmente approfondire anche degli aspetti nautici diversi con uno sport come la vela. Noi dal 1992, quindi la partecipazione alla prima Olimpiadi di Barcellona, abbiamo avuto un escalation, un crescendo di presenze in nazionale. E il dato che tu hai citato poc'anzi è giusto, e noi partecipiamo con i nostri atleti con circa il 50%, a volte anche un po' di più, della squadra nazionale. Questo vuol dire anche gratificazione per le sue ragazze, i suoi ragazzi, tutte le altre compagini, giovani, diversamente abili. Quanto sacrificio c'è dietro, comandante? Ma parlo francamente, per me il sacrificio non c'è, perché faccio questa cosa con molto piacere. Non lo ritengo un lavoro, lo ritengo una cosa bella, diversa da altri tipi di attività. Il dirigente sportivo è un lavoro quotidiano che ti deve piacere, ti impegna a tutti i livelli, e mentalmente, fisicamente, ti dà la possibilità di relazionarti con i giovani, con atleti affermati, e devi cercare di non sottrarti alle necessità, ma di dare tutto te stesso. Grazie al comandante, al quale facciamo gli auguri di buon anno, di buone festività natalizie, lei ce le rinnova, grazie. Grazie, auguri a tutti quanti e un buon 2017 colmo di tanti risultati e tante soddisfazioni, sia agonistiche che sportive e familiari. Lo Sport, il canale YouTube, siamo partner, tutto l'azzurro della vita, il giornale che parla di te, e tutto dalle sponde del lago di Sabaudia, anzi meglio dire uno specchio, giusto? Ma oggi è proprio uno specchio, Lo specchio acqueo. Lo vediamo stupendo, insieme, stupendo. È meraviglioso. È qui uno dei migliori bacini a livello internazionale. Benissimo, non c'era migliore augurio per il lago di Sabaudia da parte di Enzo Di Capua, premio Fair Play Panathlon International Area Lazio sezione di Latina alla carriera per il 2016. Aurelio Manfredi è tutto, grazie per averci seguito. Vogliamo ricordare che l'intervista, il servizio completo è proposto dalla farmacia Borsotto Franco Masetti dal 1973, la casa della salute, e per festeggiare ogni festa regala alla tua pelle gocce di magia. Farmacia Borsò, dottor Franco Masetti, dal 1973, la casa della salute. Grazie e arrivederci. Arrivederci, buon pomeriggio, comandante. Buongiorno. Pelle ideale? Non è più un sogno. Il make-up. Con Vichy. Scegli il cofanetto regalo che preferisci. Da Laboratorio della Farmacia.